da quanto vivi in questa situazione? Io nel 2010 ho iniziato a vivere in camper. Dal 2010 al 2013, i primi 3 anni, li ho passati sempre su questa piazza con l'altro camper. Perché hai incominciato a vivere in un camper? È perché non potevo più stare con i miei. Avevi un lavoro? E lavoravo con le agenzie interregionali. Poi nel frattempo ho bussato sempre alle istituzioni con la vecchia amministrazione e ho solo ottenuto un lavoro accessorio per un mese, stanziato dalla San Paolo. Poi sono riuscito a trovare un posto di lavoro in un pastificio dal 2013, poi mi ha assunto definitivamente e nel 2016 questo pastificio ha chiuso per fallimento e io mi sono ritrovato di nuovo appunto da capo. A quanti anni? E ne avevo, adesso ne ho 56, 55 anni. E ho iniziato a fare di nuovo tutta l'altra fila, a chiedere un aiuto agli assistenti sociali. Gli ho chiesto di pagarmi le bombole del gas per scaldarmi e farmi da mangiare e me l'hanno sempre negate. Cosa che la diocesi di Torino, le tuniche, presentando domande a ISE, mi hanno subito accordato per 3 volte le bombole, una volta 10 bombole, una volta, la seconda volta 6 bombole, l'ultima volta una bombola. Tu vivi in questo camper ormai da quanti anni? Dal 2010. Per il mangiare? Adesso che non ho reddito, gli amici della piazza, chi mi invita a destra e chi mi invita a sinistra. Non ho un reddito perché fino a gennaio ho percepito la disoccupazione e riuscivo a vivere. Da gennaio a oggi la cosa, non avendo un reddito, giustamente sono nella M più totale. Tu sei andato ultimamente dal sindaco a bussare alla sua porta? Ho fatto la protesta con il camper. Cosa ti hanno detto? Mi hanno detto vedremo, non ti posso promettere niente. Queste sono state le parole che mi ha detto il sindaco. Intanto è quella, la verità è quella. E nemmeno. Non c'è mica poi niente. Non mi hanno detto. Ogni tanto mi telefonava la collega della Nozzetti, l'assessore della casa, ma non per dirmi Guido c'è una casa Saponaro, per dirmi che c'è una casa. Come va signor Saponaro? Come va? Come andava un mese fa, continuo ad andare adesso. Mi hanno offerto un lavoro dopo tantissime battaglie nell'ufficio dell'impiego. Io sono un ex macellaio, hanno interpellato il titolare che mi prendeva a lavorare per 3 mesi a 400 euro al mese senza contributi, perché lì paga il comune. A un certo punto non sono più potuto andare. Ho ricevuto la telefonata del signor Gian Lombardo, il proprietario del Conad, gli ho detto io non posso né mettere né gasolio e né pagarmi i biglietti, perché io il primo stipendio che ho preso, le 400 euro, dopo 45 giorni ho dovuto restituire i soldi a questa gente qua che mi ha prestato per poter campare quel minimo. Con quanto stai vivendo adesso? Con l'elemosina della gente. Non hai un sussidio? Io non ho nessun sussidio. Cosa che invece ad altra gente nella stessa mia situazione prendono il sussidio tutti i mesi e sono in certe cooperative a lavorare a 6 ore al giorno e portano a casa dalle 7 alle 800 euro al mese. E a me la stessa assistente sociale nei mesi scorsi non me l'ha mai proposto.
È solamente grazie agli amici della piazza che tu puoi dormire, diciamo, al caldo? Sì, sì. Io stasera dormo al freddo, ieri sera ho dormito al freddo, perché non voglio più soldi da nessuno. Perché io quei soldi lì le devo restituire. Io non devo vivere sulle spalle di nessuno. Qual è il tuo appello? Un aiuto, sono italiano. Voglio solamente un aiuto. Io non voglio un sussidio gratis. Io voglio che il sindaco mi dia una paletta e una scopa. Li pulisco tutta Venaria. Io i soldi li voglio guadagnare. Io, se solo volessi, i soldi facili li trovo. Però io non devo dare modo allo Stato di ingabbiarmi e dire che io sono un delinquente, perché io sono una persona pulita, e pulito devo essere, sono un uomo, io mi devo alzare alla mattina e devo andarmi a spaccare il culo, no che mi devo sedere sulla panchina e contare le persone che passano. C'ho 56 anni, ho 30 anni di contributi, io per 30 anni ho pagato allo Stato. Adesso lo Stato mi ha chiuso le porte. È possibile che per noi italiani non ci aiutate? Fate sempre i tagli, tagli, tagli. Sì, a noi italiani che ne abbiamo bisogno, che siamo in certe situazioni. Perché io questa situazione non me la sono creata io, se la ditta mi ha licenziato. E perché è fallita? È lo Stato che mi deve aiutare. Io non voglio soldi gratis da nessuno, io voglio solamente lavorare per i miei 10-12 anni che mi resta per andare in pensione. Poi sparisco dall'Italia, vado via da questa nazione, non se ne può più. A me non mi interessa gli extracomunitari, il nero, il giallo, il bianco, l'arancione, non mi interessa, non mi interessa. Però prima aiutate me e tanta gente nella stessa situazione mia. Ci chiamate gli invisibili, noi non siamo invisibili, noi siamo delle persone siamo. Non è giusto che ci trattate così, non è giusto. Io non ho fatto niente di male. Come passi le tue giornate, Guido? A girarmi i pollici. Avevo un cane, l'ho dovuto dare via stasera. Non ce la faccio più. Sono tante le porte che hai trovate chiuse. Sì, tutte. Tutte. Ho frequentato l'assistente sociale tutti i mesi e scriveva. Che cazzo ti scrivi? Scrivi le stesse cose che hai scritto un mese fa. E la mia situazione peggiora sempre di più.